mio semplice richiamo, che non è altro che battere su un pezzo di latta e fare un po' di rumore. Vengono giù a frotte. Guardate qua, belle le torture, quelle col collare, quelle protette, i piccioni. La mattina più o meno l'ora è questa, sanno, mi aspettano, come io esco di casa, siccome sono qui di fronte, loro mi seguono perché stanno sul tetto sopra. E arrivano qua e fanno la sua bella scorpacciata quotidiana. Io ho una chiacchieratina, ci faccio, via via. Con quanta avidità, ma non è fame, perché tutti i giorni io, un paio di volte, li mando a manate, diciamo. Sono semi, granaglie. Mi sono domandato spesso su cosa era successo nel periodo in cui non eravamo a Livorno. E bene, si sono arrangiati qua e là. Ma le granaglie non gliela dava nessuno, eh. Magari i rifiuti da qualche parte, nel periodo estivo, qui c'è il mare, avanzi sulle scogliere. Insomma, sta arrangiando, via. Ora io mi giro piano piano e vi faccio vedere da dove io chiamo questi animali, questi volatili. Ecco, io sto lì dove vedete le due finestre e il balcone. Io da lì vedo perché i piccioni e le tortole e anche altri animali, passerotti eccetera, stanno sempre sul tetto. Stop.